Ragazzi, fa un caldo bestia, ma nel frattempo, finché sto aspettando che arrivi Max, nel frattempo ne approfitto, ho già calato le canne. Lunga sta specchi. Bene. Ciao ragazzi, bentornati su Crimax. Allora, finalmente abbiamo qualche ora extra dove il sole è bello alto e siamo venuti qua a Cesena, una location che già conoscete, più che altro perché il video volevamo impostarlo su quelli che sono gli attrezzi per ripararsi da sole e eventualmente un po' di pioggia. Diciamo la verità, eravamo venuti qui con uno scopo di andare in un punto preciso, purtroppo non è stato possibile perché essendo il periodo estivo giustamente ci sono abbastanza persone occupate, quindi abbiamo dovuto ripiegare nel lago B. E avete già visto qualche carpa che ho preso nel frattempo che aspettavo. Sì, io sono già fradicio perché sono appena arrivato, Max, ma partita subito. Quindi ho fatto un po' di carpe. In più, prima, quando sono arrivato, Cree, mi ha fermato Daniel, un ragazzo che sta pescando di là, che tu stamattina, tarda mattinata quando sei arrivato, intorno alle 11:30, gli hai dato qualche nostra pallina, sì. Mi ha fermato così, anzi ciao Daniel, e magari dopo lo inseriamo nel video, e appunto mi ha fatto vedere una bella specchi, una regina presa col nostro mix ed era contento, quindi ecco, siamo contenti che con l'occasione, ragazzi, tutti. Siccome ci arrivano diversi messaggi dove appunto ci chiedete del nostro mix di poterlo acquistare, allora il nostro mix non è in vendita, non ci mettiamo a commercializzarlo, è una cosa che abbiamo fatto per noi, per gusto nostro, per nostra cultura, diciamo, all'interno del catfishing. Per nostra soddisfazione, insomma. Però ragazzi, se vi troviamo in giro, ovviamente, ben volentieri, ne lasciamo una manciata di palline, per noi non è un problema, ragazzi. Però ragazzi, purtroppo non andremo a commercializzarlo, quindi adesso sì. Quindi ecco, una piccola nota. Allora, detto questo, dicevo, Laghi Cesena, Lago B, postazione numero 1. Devo dire che è veramente una bella postazione. Non l'abbiamo mai presa in considerazione. Pecca solo la mattina perché c'è il sole che vi punta proprio addosso, però devo dire che verso mezzogiorno così. Sì, tu sei arrivato alle 11. Esatto. Perché l'ultima chiamata l'ho ricevuta alle 11. Verso quell'orario lì, diciamo che si sta bene perché adesso comunque è coperto, però diciamo che sì, non era dove volevamo andare, però abbiamo scoperto. A maggior ragione, però, visto che parli di sole potente, quello che andremo a far vedere è molto utile. Sì, perché mi ha salvato questa mattina. Bene, parliamo con le immagini. Ciao, a dopo. Un'altra bella regina. Poi le 30, sai? Ah sì? Come poi le 30? Gli ho messo la 30. Infatti sta andando solo là. Volevo farvi notare una cosa, ragazzi, la carpa non è di taglia, è una carpa che peserà se no 4-5 kg. Sì, però ha mangiato
su una bolis del 30. Così. Io ho messo una bolis del 30 perché è la canna che parte sempre. Ho detto ne metto una del 30 che magari ecco, avrà lavato l'obiettivo, sì, infatti. E mamma mia che cattiveria. E quindi oh, agitatissima. Un attimo che si calma. Un attimo solo, possiamo calmare. Vabbè, ci sono le gocce d'acqua sul vetro, portate pazienza. Acqua ce n'ha, ma sono veramente cattive. Vai, farla vedere un attimo. Non so se ce la faccio. Allora, laghi Cesena, bollis del 30. Carpa da 5 kg. Carpa da 5 kg. Vabbè, la rilasciamo qui, troppo nervosa. Allora ragazzi, come vedete questa è quello che volevamo farvi vedere, l'ombrellone. Allora, l'avevate già visto, ripeto, nel video del boschetto, però adesso magari cerchiamo di mostrarvelo meglio. Allora, un brolli della Fox, io l'ho preso credo l'anno scorso. Come vedete è grande, è un 60 pollici ed è molto comodo perché appunto essendo grande, in queste giornate qui, anziché aprire una tenda, anziché aprire un gazebo, insomma, che è più impegnativo, diciamo. Per pescate sessioni così esatto, corte, anche in giornata. Sono sotto, tranquillo, ho la mia sedia, ho la mia valigetta, ho le mie cose, sono tranquillo, viene un po' di pioggia, siete riparati. Già testato con la pioggia, ragazzi, sì, è vero. Egregiamente. È vero, è vero. Adesso vi facciamo vedere bene anche gli attacchi sopra, perché ha due attacchi, questo qui, poi questo tubo si può smontare, quindi questo riuscite a toglierlo e va avvitato lì, ma adesso ve lo mostriamo comunque nel come sei organizzato qua sotto, Cri? Hai la sedia? Beh, normalmente mi metto così, questo allora, questo può esserci o no, perché come vedete qui ci sono due attacchi per mettere dei picchetti. Mettimi la mano dietro che così fa più luce, ok. Sì, uno, il classico. Uno è qui, sono filetti standard per qualsiasi picchietto, per i polo sono sempre quelli. E lì ce n'è un altro, ce ne sono due frontali e dietro avete due occhiali per piantare dei picchetti, che oltretutto li trovate all'interno della sono in dotazione. Sì, quindi con questo vi danno anche due bei picchetti, quelli sono quelli grossi proprio da tende. Si allunga anche in altezza, giusto? Sì, adesso ve lo mostriamo. Quindi dicevo, io normalmente mi metto così, metto la sedia di qua, indifferente, metto la mia valigetta, il mio pallet e questa mattina ragazzi così io mi sono salvato perché c'era un sole. Veramente. Si vede, hai fronte e naso abbronzati. Sì, infatti, c'era un sole assurdo. Possiamo vedere un attimo la faccia di Cri, guardate com'è colorata. Le braccia sono cotte. Ho fatto uno zoom un po' veloce, Cri. Questo perché ho fatto anche qualche cattura stamattina, che mi ha tenuto impegnato. Però sì, diciamo che ecco, è una soluzione veloce, pratica, piuttosto che avere un gazebo, una tenda. Adesso vi mostro un attimo com'è fatto. Sì, e visto che sei in piedi, Cri, passiamo direttamente un attimo sì, perché al Max, mio. Siccome lui deve essere sempre quello un po' più avanti. Aspetta, che c'ho poca luce. La versione camouflage, sono ecco, uguali. Adesso, ecco, c'è un po' di sole, adesso si vede bene. Allora, sono uguali, solo che una versione è così, quella che ho preso io perché l'ho presa l'anno scorso e la facevano così. Quest'anno invece la fanno camouflage. Ma forse la facevano anche gli anni passati, non sai, Cri? So. Io solo che costava 10 euro in più, tu sei braccino così corto. E allora, le differenze le vedete, una è verde scuro praticamente. Questo è camouflage, il mio. E questa è camouflage. Però ragazzi sono uguali, sono verde identici, cacchi, precisi. Sì, sì, stessa sono roba. Attacchi, qui sono gli attacchi a vite. Sì, io c'ho ancora la plastichina perché l'ho preso da poco. Aspetta, tolgo io la plastichina. Vabbè, ok. Ecco. E allora vedete io come mi sono organizzato, come Cristian, parallelo, sedia, lì c'ho la mia piccola borsetta rigida della Tracker dove c'ho tutti i PVA, la mia borsa frigola dietro e la mia borsa ufficiale allora, Caperlan. Visto che ci siamo, mostro il tuo. Sì, certo, Cri, vai. È nuovo, è più bello, sì, è più pulito. Riusciamo a metterci magari un po' di là che c'è più luce, Cri? Come vedete ragazzi è comodo anche per le giornate di pioggia, potete passeggiare per il centro tranquillamente. You singing in the rain. Copyright. Allora, come vi dicevo ragazzi è un bello ombrellone. Scusa Cri, fermo. Veramente capiente. È bello enorme, 60 adesso pollici. Vi mollo questa perché si svita, ok, quindi poi per metterlo via ragazzi va messo via così la punta dentro, se no si buca la sacca, la copertura. Allora io devo dire una cosa che sinceramente ma è un mio appunto personale,
Allora, io vedo che tutte le aziende, quando fanno gli ombrelloni, fanno questi picchetti qui. Sono in alluminio molto leggero. Ora, sì, non abbiamo tutti i prati inglesi. Ecco, non fare la prova col mio però, Chris. No, no, non abbiamo tutti i prati inglesi, quindi vi sconsiglio vivamente di fare così e batterlo, perché se lo battete dentro qua si rovina la punta e non si incastra più, si deforma tutto e non riuscite poi più a rifilarlo dentro, quindi non andate a batterlo, mi raccomando. Sì, questa è già fatta e vissuta. E non fate neanche troppa forza, perché sennò si piega magari l'asta. Quindi lo mettete così, lo potete regolare più alto, più basso, perché quando c'è tanta pioggia potete anche metterlo così al minimo. Sì, anche magari c'è un po' di vento, averlo più aperto, più alto, magari fa troppa... Si chiude come un normale ombrellone, puoi far vedere. Sì. Qui c'è il tasto, si schiaccia il tasto e questo si chiude. Si chiude. Ok. Sta chiuso. Questo è l'ingomulo che vi dà. Beh, non male, credo. No, è alto come te. Per aprirlo, ragazzi, molto semplicemente lo si apre come un ombrello. Oh! Nel frattempo è partita la carpa. Vediamo. Vediamo qual è, Cri. Preparati. In calata, Cri. Quindi direi che è meglio che Ferri, perché sta venendo avanti. Diciamo che c'è. Aspetta, fatti inquadrare così. E via. Sta riprendendo filo. Questo intanto. Peschiamo con due cani, ragazzi, oggi. Andiamo via sul tranquillo, perché abbiamo visto che comunque c'è movimento di pesce, quindi... C'è. Allora, vediamo se c'è, ragazzi, perché sembra avere mollato il colpo, Cri. C'è. Mi sembra che ci sia. Mi sembra che ci sia. E ora mi siedo qua così, intanto, ragazzi. Cri, qua c'hai la 30 senza sacchettino, senza niente, assurdo, buttata così a caso. Ho la bollice del 30, l'ho messa apposta per non avere, diciamo... Sì, rotture mentre facevamo il video, ma è la seconda volta che ci interrompono, quindi questa volta la facciamo in diretta. Guarda. Sì, non deve essere grande. È assurdo che sulla 20 va a mangiare la carpa da 14, da 15, 18 kg e sulla 30 va a mangiare la carpa da 3. Sì. Che non è grossa questa, è piccola. Sta... Beh, oddio, è la 17 che avevo preso tempo indietro. Sono piccole, c'hanno forza e... Sì, non è che abbia fatto chissà che cose, pure sotto riva poi l'ho sentita, però fino alla fine non pensavo fosse 17 kg. Guarda, non è grande. Ah no, oh, ah, abbiamo sorpresa. Anche il signori Amour, ecco, ragazzi. Forse era meglio prenderlo col tuo guadino, l'Amour, ma... Bene. Aspetta, allora, che ragazzi, parte, aspetta che parte. Solite partenze da Amour, incredibile. Mamma mia, ragazzi. Incredibile. Allora, vedete, ragazzi, per chi non avesse visto la Climax Zone sui guadini, io corro un rischio sempre molto importante quando si parla di Amour. Intanto guardate la Boles del 30 là e l'Amour lì. È slamato. Adesso vabbè, ve lo faccio vedere dopo, Cri. Slamiamo tutto. Certo. E ragazzi, dopo vi spiego che cosa succede quando si ha un guadino non adeguato. Questa volta abbiamo usato il mio, ma c'era quello di Christian apposta lì, ma non ce l'aspettavamo, l'Amour. Bene, due secondi solo. Allora, ragazzi, un attimo solo che regolo la luminosità. Boilers del 30, senza sacchettino, senza niente. Abbiamo fatto... No, beh, Cri, allora, diciamo lanciata, che abbiamo fatto un po' di pasturazione. Lanciata in pastura, guardate che bello. Diciamo che... Ho avuto un attimo di incertezza sul guadino mio. È molto importante. Adesso spieghiamo, ragazzi. Perché, ragazzi. Bene, comunque... Una freccia d'argento. Amour in forma. Dai che vediamo il rilascio, che questo parte a razzo, ti bagna tutto. Vai, Cri. Sì, questo mi lava. Alla grande anche. Comunque ho scoperto che regolare la luminosità è meglio che tenerla in automatico, perché è sempre buio. Ok, Cri, vai. Allora... Ricordiamolo sempre, ossigenare. È un pesce delicato. Vengo di qua, così bagna tutto. Non è come la carpa, va fatto riossigenare. Massaggino sul pancino, Cri. Massaggino sotto, perché boccheggiando gli entra aria nello stomaco, nella pancia. Oh signor,
e t'ha lavato e sono contento. Quando e sono contento. Bene, ragazzi, 2 secondi che ci asciughiamo e riprendiamo sugli ombrelloni. Allora, ragazzi, come vi dicevo prima, vi faccio vedere qual è stata la mia paura adesso. Innanzitutto vi invito ad andare a vedere il video sulla Climax Zone di cura e mantenimento che abbiamo fatto quest'inverno, dove spieghiamo molto bene che cosa vuol dire avere un guadino all'altezza. Allora, Cri, se gentilmente mi vieni qua vicino, io voglio solo far vedere questo, non perdo troppo tempo. Allora, questo qui è quello di Christian, questo è il mio. Vedete che qua Christian ha il triangolo in acciaio inox, mentre io ce l'ho in plastica. Che cosa succede? Che una volta che io ho inguadinato la Mur, talmente era forte la fuga della Mur, spero lo si sia vista nel video, perché penso di sì, si stava lanciando fuori, mi stava cadendo anche la videocamera in acqua. Che cosa succede? Questo è un attimo a venire via, quindi ho rischiato. Ovviamente non era previsto di prendere una Mur adesso qua, non ce l'aspettavamo sinceramente, perché sennò avremmo inguadinato con quello di Christian, che tra l'altro era lì vicino, solo che avevo la telecamera in mano e questo era più leggero. Poi non vuol dire che questo sia un guadino che vale meno, nel no, senso non è successo niente, è che si è un po' più sicuri in questi casi, fosse in particolare con questo 20, tipo di pesce. Fosse stato una Mur da 20, partiva ciao ciao guadino, andava via così. Quindi quello di Christian invece, ora che si sfili, ecco, ho preso i rami, fantastico, bene, ok. Ora che si sfili questo qua, ragazzi, ci vuole un po' di forza. Bisogna fare più forza. Ci vuole un po' di forza. Adesso quello di Christian è anche vecchio, se comprate un guadino nuovo, assolutamente, ora che la Mur ve lo porti via. Però questo era solo l'appunto. Bene, Cristo. Comunque sì, ricordiamo che se andate a vedere il video della Zone 4, mi sembra sia, sì, parliamo appunto di cura e mantenimento del pesce e abbiamo anche cercato di spiegare appunto legato un dito con questo. Gli perfetto. Adesso, ragazzi, continuiamo il video dell'ombrellone. Ce la facciamo, sì. Certo. Allora, ecco, ragazzi, scusate, ma pausa carpa. Ho provato. Sì. No, pausa Amur. Pausa Amur. Vai, Cri, allora, riprendiamo. Stavo dicendo che, allora, parlavamo un attimo del manico. Allora, questo di bello cos'ha? Che lo potete svitare. Quindi voi lo svitate, quello di Max è nuovo. Questo più che altro serve quando lo impianti. Sì, però ti dirò la verità che io l'ho usato anche così. Ecco, allora, là la fessura. Bisogna sempre tenere d'occhio il discorso del vento. Forse sì. Con due mani faccio qui, non tardi. È nuovo qui, quindi va un attimo rodato. Sì, sì, sì. Eccolo qua. Ok. Allora, come vedete. Okay. Vediamo qui. C'ha la vite. Ok, c'ha la vite. Allora, c'è un ragno qua, tra l'altro. Sì, arrivo. Allora, prima è messo qui, inserito qua. Lì c'è l'altro filetto, vedete? Là c'è un'altra filettatura. Vai, Cri. Che adesso io vado qui. Se parte la carpa, Cri, tocca a me, lascio la telecamera per terra, si spacca e io vado. Quindi la stai avvitando non qua, ma qua. Esatto. Che c'è la corsia e via. Adesso vi faccio vedere. Non mi... Ah, questo praticamente diventa... Oh oh, aspetta che c'è la luminosità al massimo per sbaglio. Dove sei, Cri? Ah, diventa un paravento enorme e... Se, guardate che roba, mi sposto un attimo. Vedete com'è diventato? Guardate, vi faccio vedere la differenza. Lei sta così, Cri. Questo è con la modifica alla vite. Quello là in fondo di Cri, vedete che rimane molto più basso. Questo invece rimane molto più alto. Guardate che roba. Cioè, fa un è enorme. Fa un muro, se c'è tanta luce da dietro, questo fa muro. Quindi... Sono... Questo è l'ombrellone della Fox, esatto, Fox Brolly, il Brolly, perché poi si può anche dormirci sotto praticamente. Ecco, grazie Cri, scusa. Guardate, ragazzi, 60 pollici Fox Brolly. Perché qua vendono anche, mi sembra, i picchetti apposta, in modo da piantarlo ancora meglio e appunto poterci dormire anche una sessione veloce di una notte, d'estate ovviamente, non d'inverno, ragazzi. Però diciamo che per l'utilizzo, tra virgolette, quotidiano, esempio noi che facciamo le sessioni quelli serali di 3-4 ore. Sì, se viene giù una pioggerella stupida. Dovesse venire giù un po' di pioggia. Siamo riparati che, e abbiamo già provato, Cri. Sì, diciamo che finora ci ha sempre salvato, quindi... Bene, allora ragazzi, sessione sta andando bene, procede molto bene, ci stiamo divertendo. Quindi, come abbiamo detto, abbiamo qualche ora extra oggi finalmente e appunto con la scusa di farvi vedere un po' di materiale.
siamo venuti qui e direi che ci stiamo divertendo. Ancora una volta il mix paga, abbiamo fatto provare il nostro mix anche ad altre persone e paga, perché hanno tirato fuori delle belle carpe. E niente, adesso andiamo avanti ancora qualche ora e poi torniamo a casa, perché ci siamo divertiti, il video l'abbiamo montato, abbiamo fatto vedere tutto quello che c'era da far vedere. Christian sta rifacendo la canna perché era partita e si è slamata sotto riva. Bene, 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 bene. Vediamo come va a finire la sessione. Vengo indietro perché devo toglierla dall'ostacolo. Sì, guarda che mi sono incastrato anch'io prima sotto lì, quindi la forzala un po', poi adesso è uscita. Andiamo vicino a Max, ragazzi, perché è bella. È bella. Aspetta, prendo questo che è più leggero. Sì. Ok. È bella. La lascio andare perché non è piccola piccola. Una bella specchi. Quando chiama filo bisogna darglielo. Soprattutto sotto riva, perché è la fase più delicata. Esatto, quindi no. Se la forziamo. Un conto è forzarla. Guardate, guardate. Un conto è forzarla quando è in fondo, un conto è forzarla quando siamo più vicini a riva. Ragazzi, una bella carpa questa, ragazzi. Veramente una bella carpa. Sì, sì. Allora, eccoci qua, ragazzi. Siamo con un ospite. Ciao a tutti. Benissimo. Non mi ricordo il nome? Daniel. Daniel, perfetto. Daniel è venuto a trovarci, anche lui è pesca qui ai Laghi Cesena. Niente, speriamo che il video vi sia piaciuto e speriamo vi sia stato utile. Con l'occasione, quando troviamo qualche nostro supporter, lo buttiamo dentro il video, perché tempo per fare le uscite con gli iscritti non abbiamo tanto. Daniel, bagna le carpe, facciamole vedere. Daniel così... che ha provato il nostro mix. Esatto, certo. Esatto, che ha provato e ha funzionato benissimo. Bene. Perfetto. Allora, vi salutiamo con una 17 e una 16, ragazzi. Vediamo se si fanno immortalare. Ma dubito. Cattive come non mai, ci bagniamo. Sì, la mia è cattiva. La mia è molto cattiva. Sempre presa, ragazzi, con il nostro. Eccola qua. Ci danno il turno. Bene. Ragazzi, da Cesena è tutto. Un saluto e ci vediamo al prossimo da Climax video. E Daniel. Ciao. Ciao a tutti.